Allora, partigiano tellurico io non ne vedo, che ci vogliono delle condizioni, tanto per cominciare il partigiano tellurico ha senso quando c'è un grande territorio invaso da una potenza straniera e allora c'è la lotta partigiana che peraltro richiede tanto l'adesione alla terra, ovviamente, cioè ti devi anche devi saper utilizzare alla partigiana lo spazio, ma richiede la presenza di uno di un esercito, di un grande esercito regolare amico alle spalle. Non mi sembra che ci sia nessuna situazione analoga. Di guerre irregolari ne abbiamo viste tantissime, ma non nella forma del partigiano tellurico. Abbiamo visto appunto guerre contro guerriglia, abbiamo visto guerre di guerriglia e di contro guerriglia, abbiamo visto conflitti terroristici e controterroristici, vediamo continuamente guerre ibride, ma la figura del partigiano tellurico io non riesco a vederla. La transizione egemonica, allora, attenzione, egemonica è quasi sicuramente soltanto a livello geopolitico e in parte geoeconomico, ma no, modelli di società sono molto simili, cioè, se c'è qualcosa che va sottolineato è che il neoliberismo, che è davvero in crisi, perché non c'è un pezzo di Occidente in cui non germoglino potenti forme di opposizione politica strutturale al paradigma vigente, che poi queste opposizioni politiche strutturali, quando trovano uno sbocco di potere, operino lungo le coordinate precise contro le quali si erano espresse i voti degli elettori, questo è un problemino che qualcuno farebbe bene a porsi. Ma insomma, il modello di società, anche dopo la crisi del neoliberismo, è quella disegnata dal neoliberismo, cioè individualismo e consumo. Diciamo meglio, quella disegnata dal neoliberismo come narrativa nel momento della euforia. Certamente non è un'adesione al modello penitenziale dell'austerità, no, è un'adesione a una idea che la vita è fatta di ciò che serve alla produzione di massima utilità possibile per il singolo, che questa utilità sia di tipo economico, se sei un imprenditore, che sia invece di tipo edonistico, non importa, ma insomma i gusti e gli stili di vita di un giovane, di una giovane cinese, di una metropoli cinese di oggi non sono differenti dai gusti e dagli stili di vita di una giovane, un giovane americano di New York. A parità di reddito sono fatti uguali, non solo, ma noi oggi qui quello che stiamo sperimentando è per l'appunto la incapacità di coagulare il dissenso che è su base individuale e di coagularlo in soggetti sociopolitici collettivi, che sono quelli che non ci sono, e questo è perché la marea neoliberista ha davvero spazzato via i soggetti collettivi e che prima che si riformino, se si riformano, ci vorrà un po' di tempo. Ed è vero quindi che gli imperialismi sono sostanzialmente appunto di carattere geopolitico, geoeconomico, proiezione di potenza, ma non sono portatori di una volontà di ridisegnare l'uomo e la società, cioè di egemonia nel senso forte del termine, sicuramente no. L'ultima cosa che voglio dire è questa, veramente io credo che
vada praticato un esercizio critico continuo, massiccio, sistematico, fondato su questa parola d'ordine: dulce bellum in expertis. La guerra piace a coloro che non l'hanno mai provata. Famoso aforisma di Erasmo, che in realtà traduce in latino una famosa emistichio di Pindaro. Ora, davvero bisogna sfidare il bellicismo sul terreno non tanto dell'analisi, perché su quello non ti fanno passare, perché dopo un minuto ti dicono: va bene, allora tu sei putiniano, oppure va bene, allora tu sei antisemita. No, su quello ha sfidato sugli esiti. Dico: va bene, ok, facciamo la guerra. Quante ore pensi che regga il fronte interno al primo conflitto, al primo accenno di conflitto bellico? E veramente sottolineare il fatto che mai e poi mai si sarebbe potuto pensare di leggere determinate cose sui giornali, cioè l'esercizio della propaganda bellicista, convinto, ripetuto, sottolineato, a cui non si deve rispondere morire per Danzica, punto interrogativo. Sì, come no, facciamola questa guerra. Quante ore resiste il fronte interno? Ore. Cioè, detto in un altro modo, esiste una narrazione, esiste una infosfera, esiste una bolla, va fatta scoppiare, bisogna ritornare all'esperienza reale. No, però se lo dicessimo tutti quanti, forza, su, facciamola questa guerra, e dai, e facciamola. Guarda che anche il nemico spara, sai? Come dicevano i nostri soldatini in Grecia: ma signor Tenè, ma il nemico spara. Perché credevano di andare a fare la marcia, poveretti, gli avevano fatto credere questo. Un bagno di, non di realtà che non sappiamo più che cos'è, di esperienza. Minacciare, solo fare riflettere per un attimo coloro che pensano che la guerra sia dolce, oppure che sia un triste fardello dell'uomo occidentale. Facciamo per un attimo, tentiamo di fargli immaginare, ripeto, niente bombe atomiche, no, bastano quelle normali, che fanno male. Ecco, ti chiudono l'acqua, il gas, non ti funziona più il telefono. Magari hai un buco nella camera da letto, ecco, magari qualcuno resta ferito, qualcuno resta pure ammazzato. Ecco, vediamo quanto dura il fronte interno e vediamo se si può tornare a fare politica con quel minimo di realismo, non dico di attitudine empatico-democratica, no, di realismo. Non a caso Crosetto, che nasce democristiano e quindi un po' di cose almeno in gioventù li ha imparate, lo dice: se noi non siamo in guerra con la Russia. Un po' di cose da giovane le sapeva, che la politica non ha a che fare solo con la propaganda. Certo, noi siamo abituati alla costruzione di un mondo immaginario dentro il quale passano i flussi di potere reale, però questo mondo immaginario ogni tanto proviamo a spiegare che cosa potrebbe succedere se venisse perforato da uno squarcio, da un momento, da un flash di realtà.